pista deve ancora gommarsi. Esci e fatti qualche giro per portare le gomme a temperatura. Vediamo come va. Voglio solamente ricordarti di tenere d'occhio la temperatura delle gomme. Puoi monitorarla dal DMF. Noi registriamo la temperatura della gomma interna e della superficie esterna. Otterrai delle prestazioni ottimali quando sono entrambe alla giusta temperatura. La temperatura superficiale tende a fluttuare più rapidamente, quindi effettua qualche giro guardando i dati per prenderci la mano. Meritatissima prima posizione, hai appena registrato il miglior tempo. Suggerisce che le condizioni meteorologiche ci saranno sfavorevoli tra circa 5 minuti. Fai attenzione.
pit stop rientra ai box alla fine di questo giro. Il nostro miglior giro finora è 1:44,1. Auto pronta a partire, liberate il garage. Vediamo che presto comincerà a piovere, ti terrò aggiornato. Sosta al termine di questo giro.
c'è qualche problema con l'auto, torna pure ai box se vuoi modificare un po' l'assetto o cambiare le gomme se ti sembra che siano consumate. Temporale in arrivo fra meno di 10 minuti. Il nostro miglior giro finora è 1 minuto 44,1.
Ok, andiamo a modificare l'assetto della vettura. Siamo tutti pronti? Ok, si parte. Secondo le previsioni, la pista sarà investita da un temporale entro 5 minuti. Thank you.
Secondi al termine della sessione. Per altri 10 minuti, dopodiché prevediamo una pioggia leggera.
completo, siamo pronti. Ragazzi, indietro. Abbastanza carburante per un solo giro.
sarà sereno presto, ci sono circa altri 10 minuti di pioggia. Per meno di un giro. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Thank you.
A quanto pare tra poco la pista si asciugherà. Sta smettendo di piovere. Fatto, siamo pronti. Ora sei in settima posizione.
appena portato a casa il miglior tempo. Possiamo farti fermare a questo giro. In terza posizione. Thank you.
ascoltare informazioni e portare l'auto alla temperatura giusta. Scalda le gomme e i freni, vogliamo che siano belli caldi entro la fine del giro. Sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia. Tieni d'occhio i semafori, la sequenza di partenza comincerà non appena tutti saranno sulla griglia. Tieniti pronto con la frizione. Adesso concentriamoci per il resto della gara. Attenzione, attenzione! Thank you.
finestra del pit stop otterremo gomme ultra morbide. Dobbiamo raccogliere un po' d'energia, riduci l'erogazione delle RS. Ok, via libera. Attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. Ai box in questo giro, tieni d'occhio quanto dista la linea di limite di velocità all'ingresso della corsia dei box e fai attenzione a non superare il limite.
Bandiera verde. Vai! Hai solo una sosta a disposizione adesso, ultima sosta. Al target più 1, puoi passare a giri del motore superiori. Distacco dalla vettura dietro di te è 1,7 secondi. Dalla prima è 22,4 secondi. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 50,4 secondi.
a poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Sei nella top 10, continua così.
andarci piano, l'auto non può sopportare altri danni del genere. Precede è 2,7 secondi.
distacco dalla vettura davanti è 26,6 secondi. Avvicinando alla finestra del tunnel, monteremo bombe ultramorbide. Iniziamo a notare i sintomi del logorio alle gomme. Al momento non dovrebbero darti troppi problemi, ma inizia a perdere aderenza. Aumentiamo l'erogazione delle RS per migliorare il ritmo. Distacco dall'auto dietro, 4,1 secondi.
Aspettando, rientra a questo giro. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Dall'auto davanti, 5,2 secondi. Thank you.
stazione delle RS. Abbiamo bisogno di caricare la batteria. Ben fatto. Thank you.
6,0 secondi. Monta gomme ultra morbide nuove. Le sue gomme sono state montate 3 giri fa. L'ultimo giro è stato 1,50,8. Il distacco da quella dietro è 5,3 secondi. La vettura che ti precede è 34,7 secondi. Monta gomme ultra morbide nuove. Le sue gomme sono state montate 3 giri fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto 44,0. Da quella dietro è 3,2 secondi. Dietro 2,7 secondi. Monta gomme ultra morbide usate. Le sue gomme sono state montate 5 giri fa. L'ultimo giro è stato 1,45,5.
dalla vettura davanti è 41,8 secondi. Batteria a poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Il distacco dalla vettura dietro di te è 18,5 secondi. Sicuramente ci avrai già fatto caso, ma iniziamo a notare dei sintomi di logorio alle gomme. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri.
all'auto davanti, 5,4 secondi. Stiamo perdendo circa 1,4 secondi a giro. Monta gomme ultra morbide usate. Le sue gomme sono state montate 10 giri fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto 46,2. Aumentiamo l'erogazione delle RS e consumiamo un po' della sua energia. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Sei all'ultimo giro. L'attacco da quella dietro è 12,4 secondi.